Cioè, amiche e cioè, amici, come sedurre con lo sguardo? Lo sguardo è uno strumento potente nella comunicazione non verbale perché è quasi un prolungamento del contatto, è quasi un contatto fisico, ma alle volte è anche più profondo come stimolo del contatto fisico, perché mentre il contatto fisico si ferma necessariamente alla parte fisica, lo sguardo ti penetra dentro l'anima. Infatti si utilizza il termine uno sguardo penetrante col fatto che con lo sguardo può penetrare dentro la tua anima. Quindi la capacità di usare bene uno sguardo è molto importante nella seduzione, nelle relazioni sentimentali, su come produrre coinvolgimento. E se vuoi utilizzare lo sguardo, la prima cosa è che non devi avere paura di guardare. Quando interagisci con una persona, guardala, perché ricevi comunque anche informazione. E poi è importante variare lo sguardo, non restare né a fissare, diciamo così, né a guardare per terra o guardare in giro, guarda la persona in diversi punti. Nel punto in cui tu guardi, puoi anche avere un'informazione se stai, diciamo, colpendo il settore giusto. Ad esempio, se voglio capire se una persona ha un bisogno affettivo, tenderò a puntare lo sguardo sul cuore. È ovvio che non è che posso guardare lì, però puntando lo sguardo sul cuore è come se andasse a stimolare, la parte legata all'affetto. La stimolo proprio attraverso lo sguardo, cioè, penetra dentro. E se noto che la persona, diciamo, questo sguardo è un qualcosa che avviene con un istante, mi dà un segnale di gradimento, vieni in avanti, può tendere gli occhi, scopre i polsi, come dire, riproduce un po' la mia postura, oppure gli si dilatano le pupille, tutti i segnali che mi indicano che quella persona lì tende a nutrirsi con l'affetto, il bisogno su cui deve entrare l'affetto, quindi devo presentarmi più affettivo. E se ad esempio invece punto lo sguardo qua, dove c'è il terzo occhio, e noto un segnale di gradimento, significa che la persona ha un blocco, diciamo, a livello di coscienza, a livello di grossi scrupoli di coscienza, eventuali sensi di colpa che posso utilizzare per coinvolgere. Questo ovviamente se allo sguardo, al mio indirizzare lo sguardo, corrisponde un segnale anche qua di gradimento da un punto di vista emozionale. E quindi posso andare poi nelle zone più basse, cioè anche lì bisogna farlo nel modo giusto perché la parte logica non deve sgamare che tu stai guardando lì per qualche motivo. E osservando la risposta posso capire se invece l'esigenza emotiva ha più un carattere trasgressivo sessuale. E questo è un modo per utilizzare lo sguardo nella seduzione. Poi nella seduzione lo sguardo posso proprio inviarlo per mandare quindi anche degli stimoli, diciamo, di altra natura. Quindi uno sguardo prolungato, ad esempio, significa un interesse, per cui una donna che vuole comunicare analogicamente il suo interesse guarderà un pelo più prolungato un uomo e poi magari farà un sorriso e si allontanerà. Come dire, rabuta todesca, adesso vediamo se il pesciolino ha bocca. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!